una bellissima iniziativa questa, che raccoglie nel campo sportivo, nella meravigliosa area attrezzata che abbiamo di fronte alla scuola secondaria di Toano, diverse scuole secondarie della montagna. Abbiamo i ragazzi di Felina, di Castelnuovo Monti, di Viano, Baiso, Regnano e i nostri ragazzi di Toano, che condividono un'esperienza che ha il valore non soltanto dell'esperienza sportiva e quindi non soltanto il valore pure importante della ricreazione, della rigenerazione degli spiriti dei nostri ragazzi, ma soprattutto il valore formativo dell'esperienza che stanno condividendo, visto e considerato che il torneo distrettuale che stanno disputando questa mattina è un torneo di Ultimate Frisbee, con tutto quello che l'Ultimate Frisbee comporta e di cui vi parlerà il nostro professore Torluccio, al quale dobbiamo l'organizzazione di tutta questa iniziativa insieme agli organizzatori delle società sportive. Allora, grazie veramente al progetto Multisport, a Riccardo che è venuto per tanti incontri qui a Toano a, come dire, a insegnare ai nostri ragazzi l'ultimate e il valore di questo sport che, tanto è vero, è autoarbitrato, quindi non ci sono arbitri e i ragazzi devono imparare proprio ad autogestirsi nel frisbee. E voglio ringraziare tutti i colleghi degli altri istituti, i ragazzi stessi non vedevano l'ora di questa bellissima giornata che anche grazie al sole è veramente splendida, e ringrazio tutta l'organizzazione. È sempre un piacere lavorare qua in montagna, a parte il clima e il panorama, ma soprattutto anche per un gran team di scuole e professori che sono molto pronti e recettivi. È già il secondo anno che proponiamo il torneo, diciamo, scolastico e della montagna. E quest'anno abbiamo, diciamo, messo qualche nuova regolina, aggiunto qualche nuova regola e il torneo sembra ancora di più migliorato. E anche oggi siamo in autoarbitraggio, quindi i ragazzi sono in campo, si autogestiscono, si autoarbitrano, decidono loro l'esito della partita, quindi restiamo comunque nell'ottica del frisbee, che è quella del valore educativo, ecco, del giocare a frisbee. Ma per questo progetto sicuramente ringraziamo il comune di Castelnuovo Monti e il Quadrifoglio e Aaron, che sicuramente sono i protagonisti di questa di tutta questa bellezza, di questi ragazzi che vengono a giocare tutta la mattina sotto il sole in montagna. E ringrazio anche i tecnici che mi hanno aiutato, perché quest'anno non sono da solo, stiamo crescendo, il team dei tecnici sta crescendo e niente, ci vediamo l'anno prossimo. Sette posto, si alza in piedi, vieni qua, la seconda suono! Dopo le premiazioni, la festa del frisbee di Toano si è conclusa con docenti e studenti insieme in campo per alcune partite fuori classifica. All'evento del progetto Multisport hanno partecipato 22 squadre, in rappresentanza di 8 classi, di scuole secondarie di primo grado, di Toano, Castelnuovo Nei Monti, Felina, Baiso, Regnano e Viano. Il torneo, quello vero, è stato vinto dagli studenti della seconda B dell'Istituto Comprensivo Bismantova. Ma il vero significato del percorso educativo del progetto Multisport Nei Monti ce lo racconta Roberto Zanini, consigliere di Polisportiva Quadrifoglio di Castelnuovo Nei Monti, che in qualità di cooperativa sportiva di comunità
racchiude varie associazioni del territorio e funge da soggetto attuatore delle varie attività che nell'anno scolastico in corso hanno coinvolto oltre 450 studenti. Sì, devo dire che Polisportiva Quadrifoglio ormai è una realtà imprescindibile per lo sport in montagna e per lo sport anche diverso, alternativo. Quest'anno abbiamo raggiunto le 8 discipline nuove, qualcuna vecchia ma qualcuna nuova: orienteering, arrampicata sportiva, calcio, frisbee, danza, atletica leggera, scherma e bocce. Scherma è una new entry molto bella e ci siamo veramente divertiti facendo un'attività completamente diversa e non usufruibile facilmente nel nostro territorio. Devo ringraziare la Regione che ci finanzia questo progetto importantissimo per i nostri giovani, devo ringraziare l'amministrazione di Castelnuovo dei Monti che è sempre presente e tutte le amministrazioni che ci ospitano. Quest'anno il nostro obiettivo è stato allargare il territorio. Multisport nasce a Castelnuovo dei Monti, però da alcuni anni ci siamo spostati a Villa Minozzo e oggi in questa splendida cornice di Toano che ci ha ospitato e ha reso questa giornata assolutamente indimenticabile.